Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi, Sekiro, dobbiamo uccidere la falena. Allora, intanto ho sbagliato completamente la tattica qua con questo troglodita qui. Ok, e adesso andiamo a combattere la falena. Allora, la falena è uno dei combattimenti che mi piace proprio tantissimo. È molto bello. Ed è un continuo attacco e stacco. E non so che cosa ho combinato stavolta. Però l'ha fatta diversa questa volta l'attacco. Sai che ci ho perso un po' la mano. Che ci ho perso un po' la mano. Guarda come recupera velocemente la postura lei. Il problema è che lei con un colpo già ti toglie metà vita. Cioè, non metà vita, tutta la vita. Cioè, ma tu, cioè, con un colpo solo lei ti fa un male cane. No, questo non si... Ma questo è un altro attacco però. Di solito ne fa quello in aria, questo è un altro. Quindi quando fa quello noi saltiamo e slablana. Ok. Proprio con cattiveria questo qua l'ho ucciso. Vabbè, quello che volevo fare in questo momento era curarmi, però non so perché. Ma perché ti giri se perdi il target? È brutto sta cosa, eh? Non devi perdere il target, cioè, sennò il gioco finisce se tu perdi il target. C'ero quasi. La sua postura è a metà. Ci sto arrivando. Non gli devi dare tregua. Il combattimento deve essere proprio corpo a corpo. Aspetta, fammi... esatto. La pozione, perché sennò è un casino. Non sparare. Muori e stai zitto. E la postura del corpo a corpo è molto importante. Allora. Ok, mi curo. Poi mi spiega come ha fatto a prendermi se ero dall'altra parte del mondo. Questa doveva essere parata, va bene. Adesso fammi fare full vita, grazie. No, eh. Ok, ricominciamo da capo. Ok, ta ta ta. Ok, ci siamo. Io posso fare... Lei mi fa 4 parate e poi un attacco, più o meno. Di quello che ho capito. Ta 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 ta, col suono. Quindi, il problema è la mia postura. Forse se riusciamo a metterla alle strette ci riusciamo, eh. Ok.
Ok. Ah, doppio. Guarda. Ta, 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 ta. Ok. Uno, due, tre. Parata. Vabbè, mi sa che questa è da rifare. Già. No. Ta, 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 ta. Dove cavolo è andata? Vedi, questo qua, cioè lo dice pure, io come un cretino invece di saltare ci vado addosso. Esatto, e adesso naturalmente sei morto, perché è giusto. Normale questo. Perché non posso fare le stesse cose che fa lei? Per esempio. Ma no, non lo... Cioè, a volte... Cioè, veramente il pattern è sempre diverso. Mi piace. Ok. No, l'ho schivato! No, non l'ho schivato. Sta vecchia. Vai. Comincia a giocare sporco, eh. No! No, 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 non l'accetto, non l'accetto, non l'accetto. Vai, 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 vai. Dove sei? Vieni, vieni, vieni. Ma vieni. Ma vieni. Ma sì. Notevole, ragazzi. What? Cosa vuol dire? In questo caso, perditi nelle mie illusioni. Ora ci divertiamo. Cosa vuol dire? Che devo mangiare i fagioli? No, il fagiolame no, pensavo di averlo ucciso io. Io pensavo di avercela fatta. Ok, direi che con molto di rammarico e dispiacere direi che per oggi è tutto. Perché ci sono rimasto malissimo. E andiamo a fare la falena. Allora, vediamo un attimo, perché... Io l'ho studiata un pochettino. E forse possiamo rompere le sue meccaniche. Ok. Questa è la meccanica. Girare a schivata, laterale e colpire. Schivata, colpire, schivata, colpire. Vediamo se ci riusciamo, perché è un po' difficile, è un po' tediosa da fare, però... forse ce la facciamo. E praticamente cerchiamo di rompere la sua animazione. Questa si salta invece, Yota.
Ok. Perché ho fatto quella cosa? Non lo so, però... Adesso se non... No, 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 oh. Ah, ecco. Dove cavolo si metteva lui? Di qua. C'è il Buddha, se non mi ricordo male. Eccolo qua. In questo caso, perditi, mio. Ok. Ora ci divertiamo, ragazzi. La tua vita mi sorprende. Via. No. Doveva essere un corri-corri, doveva funzionare. No, salta. Peccato. Però la tecnica così funziona. Vediamo la prossima volta. Vediamo nella prossima run se ce la facciamo. Dovrebbe funzionare, perché la tecnica è quella. Cioè, certo, ho solo due boccette ed è un po' un problema. Non trovo i fiori di zucca, sarebbe carino trovarli per aumentare la mia vita. Ok. Ok. Wow. Cioè, ci vorrebbe un'altra pozione comunque. Ah, non c'è niente. Ok. Guardate la mia vita. Ok. Adesso siamo... devo caricarmi di nuovo. Ok, siamo in fase 2 adesso. E siamo morti praticamente, perché non abbiamo più niente, quindi... Ok, facciamo finta che io mi metto qua dietro, vediamo, testiamo questa cosa. Ok, funziona. Quindi ci dobbiamo riparare dietro un palo. Va bene, funziona. Ok, abbiamo trovato... forse una tecnica per rimuovere quei cosi bianchi. Sono rotte? Ancora no? Vai, eccole. Ok. Ok. Siamo arrivati quasi in finale. Vediamo un attimo se ce la facciamo. Aia, aia, aia. E che è diventata una bestia, cattivissimo. No, non voglio morire. No, non voglio morire. Guardate, guardate quante. Ce la facciamo, ce la facciamo. No, la cosa qua no, perché? Perché? Perché la cosa qua? Ok. Fermi qua vicino al palo senza bruciarci. Perfetto, mo dove sei? Eccoti qua. No, 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 no. Cattiva. Ci siamo. No.
No! Non mi riesce più. Puntata cattiva, eh. Grande! Ma te lo do subito il colpo finale. Sei diventato più forte. Sì! Ah. Bene. Il ricordo di una battaglia con un formidabile nemico che indugia nella mente del lupo. Prega ad un idolo dello scultore e affronta i ricordi della battaglia per aumentare permanente la tua forza d'attacco. La falena ora era un illusionista di grande esperienza. Un cristallo rosa pallido che si crea quando un giuramento immortale non riesce a concentrarsi. Aumenta il potere di resurrezione, consentendo una risurrezione aggiuntiva. Grande, posso farne tre. Per ripetere il giuramento degli immortali e ricevere il nuovo potere, di nuovo il potere di risurrezione, è certamente necessario l'aiuto di un portatore del retaggio del drago. Ce l'abbiamo fatta. Wow. What? Ma... No! Ci sono rimasto malissimo, attenzione! Ma troppo male! Lui è un bambino, ma sembra una bambina comunque. Hai combattuto con valore e lo hai fatto per me. Non posso gettare al vento tanta lealtà. Lupo fedele, prendi il mio sangue e vivrai ancora. Ok. Posso parlare con lui, vediamo. Ci abbiamo qualcosa in più? No. Parlare con lui credo che non dica niente, ok. Vabbè, usciamo. Andiamo da lei. Vediamo se ci abbiamo qualcosa. Non hai semi del... Non ho niente, praticamente. Ogni volta io non ho nulla. Cioè, riposiamo perché l'opzione migliora forza d'attacco è stata sbloccata nel menu idolo dello scultore. Ora puoi usare i ricordi di battaglia per aumentare la tua forza d'attacco e infliggere danni maggiori, vitalità e postura ai nemici. Quindi praticamente possiamo rifare i combattimenti, una roba del genere mi sta dicendo? Migliora attributi fisici, non hai grano. Migliora forza d'attacco. Affronta ricordo falena. Ah, ok. Ok, quindi se rifacciamo la falena ci dà più forza, giusto? Qui sicuramente non ci sarà niente, è sempre vuota. Tu che c'hai a imparare qualcosa? Se vuoi. Vediamo. Combattimento. Ora cominci. Cos'è il combattimento avanzato? Ah, ok. Vabbè. Posso uscire da sta cosa? No, 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 fammi uscire, dai. Ho sbagliato. Ma che di nuovo? Io volevo fare un'altra. Pensavo che ci fosse un combattimento più figo, invece. Dai.
online, basta. Posso uscire adesso? Scontro soddisfacente. Ti ho rotto in due. Esci. Torna quando sì, vuoi. Sì, mai più penso, perché ho sbagliato e... Ok. Va bene, signori. Dai, è stata dura. Ho sofferto tanto per fare la falena e ho fatto un sacco di prove e controprove per arrivare alla fine. E devo dire una cosa, che con due fiaschette curative è difficilissimo. Allora, la mia strategia è stata arrivare alla seconda fase con tutte le fiaschette o almeno una fiaschetta disponibile e una resurrezione. E perché se si arriva alla fine, alla seconda fase, senza fiaschette curative e solo con una resurrezione è quasi impossibile farcela. Lasciate perdere i trash mob delle illusioni, mi mettete dietro un pilastro e riuscite a fare. E la falena è schiva schiva, attacco, solo un attacco, mai due per volta, se ce la fate sì, ma è sempre schiva. Schivate di laterale, così mi mettete dietro a un attacco, schivate laterale un attacco, in modo tale da così, ossia rompere la sua animazione, bloccare le sue tecniche di combattimento, ma oltretutto riuscire ad arrivare alla fine senza quasi danno, cioè a livello almeno alla fase 2 senza danno. Lo potete fare anche nella fase 1, come avete visto, però ci vogliono tante prove, perché se sbagliate solo una meccanica prendete danno e, oppure vi fa la combo e vi toglie tanta energia. Quindi spero di essere stato d'aiuto a tutti e spero vi sia piaciuto il mio gameplay e alla prossima. Bye bye.